Queste sono alcune delle gazzelle dei carabinieri che stanno andando in questo momento a fare irruzione nelle case di alcuni esponenti del clan dei Casalesi. Un'operazione così non si vedeva da 12 anni. I carabinieri di Caserta all'alba hanno azzerato i vertici del clan dei Casalesi, le fazioni Bidognetti e Schiavone, che da anni gestivano il traffico di droga e le estorsioni in tutta la provincia. Diversi gli imprenditori taglieggiati che subivano senza denunciare, senza collaborare con le forze dell'ordine. Tassi d'usura fino al 240% e chi non saldava i debiti veniva gambizzato. Il clan, insomma, si era ricostituito più forte che mai. Oggi sono state notificate 37 ordinanze di custodia cautelare, 32 persone finite in carcere, 5 domiciliari, 2 irreperibili. Non è mai un momento di gioia, è sempre un momento di dolore, perché vuol dire che non siamo riusciti con la prevenzione ad evitare che si potessero riformare, si potessero ricostituire dei clan. Per tutta la notte abbiamo seguito i carabinieri, prima del blitz, un briefing, con 200 uomini schierati. Agite con cautela, con attenzione, evitando, in piena sicurezza, evitando di farvi male. Poi l'irruzione nelle case, come in questa, dove i carabinieri sono rimasti per oltre 2 ore. Il clan dei Casalesi voleva tornare a sparare, stava organizzando un omicidio e continuava ad esercitare il potere sul territorio. A capo dell'organizzazione criminale, uno dei figli dello storico capo clan, Francesco Bidognetti. L'uomo, già detenuto, avrebbe dato ordini dal carcere usando un cellulare introdotto illegalmente nella struttura. Ora non potrà più farlo. Perché il grande successo di questa operazione è che lo Stato ha vinto e quindi che le regole dello Stato sono regole.